Fisarmonicando. By Marco Fisarmoniche, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando, sedicesimo anno. Cos'è la pianura padana dalle sei in avanti? Una nebbia che sembra di essere dentro un bicchiere di acqua e già. L'ha detto anche oggi la radio ed è vero, è luna passata e nell'auto mi sembra di essere sola perché tu non parli con me. È ora di dormire ma si deve ancora viaggiare, dopo il ballo domenica sera è sempre così e ti tocca portarmi fino a casa e chilometri sono più lunghi perché è grigia la strada, è grigia la luce, è Broni, Casteggio, Voghera, son grigi anche loro, c'è solo un semaforo rosso qua giù. Nel cuore di Stradella, che è quella città dove tutte le armoniche di questa pianura sono nate e qualcuno le suona così. Il motore al minimo e senti passare nell'aria quel suono, mi guardi nell'ombra, ti sembro diversa, magari più bella chissà. Suono della fisarmonica di Stradella, la tua donna può essere più bella di quello che è, come questa grande notte di pianura, di nebbie, di niente, di sempre, per sempre così. Da 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 da. Uè. Va dal monitor. Siamo in onda. Oh, scusate, stavo guardando la scaletta. Mi stavo sbocconando. Cosa c'è? Cosa c'è? Niente. Sei gelosa dei miei capelli? Molto. Volevo dire, meno male che... Ma se avevo detto che ero contentissima... No, me lo dico io. Ah, tu lo dici? Due puntate con tuo marito, cioè adesso non... Troppo. Cioè, voglio dire, siamo molto amici, porta anche Bonardino, però... Dai. No, puntatona la scorsa settimana con Giorgio Villani, bellissima. Tanti complimenti, ascolti sempre elevati, grazie alla nostra emittente Telesiti, che vado a salutare, Antenna del Mediterraneo, le altre emittenti collegate, con Giorgio Villani, che ha proposto l'intero CD, Claudia. Sì, finalmente. Finalmente. Bello, a me piace molto, molto allegro, molto solare come CD. Poi viene. Devo dire che sono 10 pezzi belli. Belli, sì. Bellabilissimi, anche Novali, spero nel senso sia... È contentissimo, sì, molto molto contento, sia Roberto che Cristina. Comunque poi stiamo preparando, come detto da Giorgio, un bel cofanetto con non solo questo CD ma altre produzioni di Giorgio e poi ci sarà... dei brani, insomma, tante... sveleremo più avanti. Acquistate i CD perché ci daranno la possibilità, lo dico proprio, non è che se così. Vediamo 5 CD guadagneremo 10 euro che serviranno ad andare in onda, ve lo dico proprio terra così, terra acquistate perché sennò non ci vedete più, va bene così? Vabbè, non ci vedete più, poi scompare tutto e Fisarmonicando dopo 17 anni, che non sono pochi, sarebbe un peccato perderlo. Perché come tutte le cose, Claudio, quando si smette, poi non si ricomincia. No. Io la penso così. Hai ragione, sì. Deve essere sempre continuativa la cosa, sì. Quindi un programma che smette e ripartire dopo un anno
è sempre molto, come tutte le cose poi. Tutte le cose, infatti. Come stai? Io sto bene, grazie. Bene, sì, vabbè, non parliamo del periodo, però tutto sommato sto bene. Io non potevo dirlo la scorsa settimana, sei più carina di prima, non so perché. Come più che di settimana scorsa? Sì. No. No, volevo dirti la settimana, capisci me? Ma come, non potevo dire una cosa del perché? Genere? Ma non si offende, Giorgio, dai. Come non si offende? Allora dimmelo stasera, dai. Sei molto carina, poi con i capelli lunghi non so perché, mi piace di più. Ma ce li ho sempre avuti i capelli lunghi io. No, si sono allungati però in 3 mesi, no? Ma li ho appena tagliati. Ho capito, vabbè. Vabbè, comunque mi piace così. Va bene, ma ti non piace... dire che li hai appena tagliati. Allora no, vabbè, allora diciamo che ero coi capelli. Ma perché magari sono ricci, sono mossi, ai boccoli, esatto, in fondo. Fatto i boccoli, ecco. Sembra più carina. Vabbè, io ti ringrazio tanto, Marco, lo stesso, figure, dai. Ti fa delle figure. Ti faccio il completo appena tagliato, detto che sono cresciuti le No, appena tagliati no, adesso perché però sarà 3335339936, i numeri sono sopra, cominciamo. Cominciamo. Massimo Tagliata live Allegra Fisarmonica. La Nuova Romagna, una bellissima mazurka alla fiorita, e poi ci sarà Christian e Leo, polka Bye Bye Marco. Thank you.
Ancora pensando ai miei capelli. No, perché, scusate, giustamente Giorgio diceva c'è un'intesa, ma il bello della diretta è questo, se tutti preparassero le scalette con lo storyboard, col gobo che fa... No, noi è tutto una nature. No, più nature di questo, no, ma deve essere così. Quello che ci viene lo diciamo. Quello che ci viene lo diciamo proprio in diretta. Devi salutare l'amico di Londra, no? Sì, io devo salutare il mio carissimo amico Leonardo, un grande bacione, gli faccio un in bocca al lupo perché sta uscendo un suo nuovo libro, lui scrive poesie. Gli piace molto scrivere poesie e me ne ha già mandati due di libri, sono molto belli e sto aspettando questo, un in bocca al lupo che ti vada tutto per il terzo, per il poi lo presenteremo, dai, certo, lo facciamo vedere. Lui ci segue su YouTube in streaming. Sì. Ti saluta, quando mi arriva lo porteremo, non so, io non lo conosco, Michele di Brescia, salutiamo, sì. Michele di Brescia. Conosci qualche Michele di... Ma io un po' che manco da Brescia, chi si ricorda? Comunque lo saluto caramente. Sarà un Michele della Monella Capricciosa. Può darsi, sì, può darsi. Ma sai che ti ricordano, so che sono ripetitivo spesso, ma tantissimo, cioè Monella Capricciosa è stata un'icona della Claudio. Sì, io sono nata proprio con quella canzone lì. Poi vedo che Bruno ogni tanto ti scrive. Hai visto? Sì, lui è sempre, anzi lo saluto caramente, ciao Bruno, un grande bacione, è stato veramente un piacere lavorare con te. E lui ogni tanto, lui dice che sarò sempre la sua Monella, e a me questo mi riempie di gioia. Bruno, allora noi ci siamo conosciuti l'anno scorso, ci conosciamo 40 anni. Abbiamo festeggiato il Natale l'anno scorso insieme a tanti musicisti, quest'anno non sarà possibile, però quando tutto passerà ti voglio qua. Sì. Intanto sì, Bruno verrà sicuramente per una rimpatriata insieme a Claudia, faremo una chiacchierata. Ma sì, e magari faremo sentire ancora la Monella Capricciosa. La Monella Capricciosa. L'originale, lui mi dice che io sono l'originale. Sì. Sì, me lo dice sempre. Ah, poi ha fatto anche, l'aveva fatta con altri cantanti. Con altri ovviamente. Cantanti. Sì, nel video, sì. Ma tu nel video non. Nel video non fatto c'è, con la Giusi, ma io il mio video c'è. C'è il video di Monella Capricciosa, ma non c'è su YouTube, non gliel'ho mai chiesto questo. Glielo domanderò. Chiamo Madera, prova a chiedere, ma Bruno ce l'ha sicuramente. Allora Bruno, mandale l'originale con la Claudia proprio... Ma magari gli mando un messaggino, eh? Dai, che noi lo mandiamo in onda come sigla iniziale, sì, ok? Perfetto. Dai, sarebbe bello 30 bello, anni bello, no, era carino, poi ero giovanissimo, ho 20 anni. Dai, lo guardiamo, dai, vai. Andiamo con la musica, ci sono io, Marco, Claudia Pozzi, con un bellissimo Fox. Ci sono io, Claudia Pozzi, se sei tu, Claudia Pozzi. Ecco, devo fare, devo presentarmi da sola, non lo sapevo, mai nessuno. Ma va bene così, dai. I fatti miei, poi ci sarà Daniele Donadelli con un live dal vivo, brioso, e Marino Salvetti, sempre live, tango e il cioclo. Ma guarda un po', che fantasia, non passa giorno che non sento della vita mia. Tu parli e sparli e pensi a me e inventi un mondo che non c'è, tra una soppopera e una tazza di caffè. Ma che allegria, che sinfonia, di notte tutte un po' stonate senza melodia. Dimmi perché stai male, ehi, ti arrabbi tanto mentre pensi ai fatti miei. Dico a te, ma vai a cantare, a passeggiare in mezzo ai boschi o riva al mare, che la vita è così bella, ma dura poco e devi viverla di più. Se non sai parlare d'amore,
qual è sta malattia che ti fa stare tanto in ansia per la vita mia. Tu parli e sparli e pensi che io non mi accorga mai di te, ma tu hai la lingua lunga e non solo con me. Le orecchie tue sanno ascoltare, al cellulare ti confidi con le amiche, poi qualcosa in più oggi saprai. Non ti interessa altro, solo i fatti miei. Dico a te, ma vai a cantare, prendi l'aereo e vola ai tropici a ballare. Che la vita è così bella, ma dura poco e devi viverla di più. Se sei sola e senza amore, un cane o un gatto tanta gioia ti darà. Thank you.
Guarda che carino che è il mio Marco stasera, guarda. Io non invecchio mai. No, è vero, lo dice sempre anche mia mamma che sei un bell'uomo, sempre.
Tutte le volte che la sento. Perché non l'hai visto ancora dal vivo. Io l'ho detto, non è vero, non glielo ho detto. No, portami qualche volta a Brescia, dai. Ma sì, ci andiamo, andiamo con Giorgio, che porta le paste. Una volta con te, vorrei conoscere la tua mamma. Mi piacerebbe. Anche perché io essendo mantovano, poi siamo vicini, no? E poi dice, ma come ti diverti quando sei con Marco? Si vede che siete naturali, che vi divertite sempre, me lo dice. Siamo nati l'uno per l'altro. La mia mamma, quasi. Allora, volevo chiederti una cosa, sì. La faccio ogni tanto, santuariamente, perché parliamo sempre del CD di Giorgio Villani, però in prospettiva per il 2021, non sappiamo quando, nell'intero 2021, così non sbagliamo, c'è qualcosina anche di Claudia, no? Si spera. Sì. Sempre Novalis, se non è. Sì, no? sì, adesso vediamo se riusciamo, adesso abbiamo fatto quella di Giorgio, poi vediamo se riusciamo a. Ma saranno delle cover o dei. No, saranno degli inediti, però adesso vediamo col lavoro come andrà. Però ci stiamo già lavorando, ecco, vediamo. Anche perché uscire. Non dico niente ancora, perché non è ancora sicuro. Speriamo che nel 2021, insomma, abbiamo un anno. Che ci si riprenda e quindi anche io spero di riuscire a fare un nuovo disco. Ti piace andare in studio di registrazione? Sì, mi piace perché con questo Gianni, con Gianni Stellavato. Ciao Gianni! Grazie Gianni, un bacione. Io lo ringrazio sempre, mi mette sempre a mio agio. È una persona che ti mette a tuo agio. Quindi io vado là, sono tranquilla, rilassata e canto come veramente mi sento di cantare. Mi sento bene, non mi dà agitazione, non mi dà niente, se sbaglio mi fa ripetere. Cioè, se non riesco a fare una cosa mi aiuta, è veramente che è un amico oltre ad essere un collega. Mi trovo benissimo da lui. Anche perché non è facile, chi magari sul palco, io parlo di fisarmonicisti, si esibiscono benissimo sul palco, in studio, molte volte hanno delle difficoltà, sì. Come tantissimi artisti. A tanti la sala in decisione mette agitazione. Come la televisione, moltissimi artisti in televisione si bloccano, non sì. È il nostro caso. Non è il nostro caso. Cioè proprio la televisione. No, noi non ci blocchiamo proprio. Noi la televisione è come essere in salotto. Come essere in salotto a cucinare o pulire il pavimento. Però veramente ci sono tantissimi fisarmonicisti che le telecamere hanno difficoltà. Da no, sì. Si bloccano. Si bloccano, no. Ed è un peccato perché abbiamo dei campioni. Anche sì. Come esibirsi dal vivo in TV, molti... Beh, quello ti dico che mette agitazione anche a me, quando ti esibisci in TV dal vivo, cioè penso che sia una cosa abbastanza, poi adesso dopo tanto tempo che sei fermo è ancora più... Sì, però lo diciamo per coloro che chiedono sempre perché il playback, allora sì, vabbè. In TV l'80% è playback anche per esigenze per tecniche, no? Per l'audio, esatto. Per insomma, se dovrebbe fare il sound check alle 3 del pomeriggio. Sì, dovremmo stare qua tutto il giorno. Tutto il giorno per fare un programma, quindi... accettate anche il playback in TV. Ma sì, l'importante è che portiamo compagnia nelle vostre case e poi accettate. La musica è bella comunque sempre da ascoltare. Brava Claudia. Io volevo salutare anche il Gigione, Gigi Daniela, ma sai che Gigi è un po' triste ultimamente? Cos'ha? Perché mangia poco? Ma no, quello penso che mangi sempre, ma è un po' giù di morale. Cos'ha Gigione mio? È un po' per questa situazione, allora io gli voglio mandare un grande bacio, sia... a lui che è la mia carissima amica Daniela. Allora Gigi, ti prometto che verrò con un'autocertificazione con 5 fisarmoniche sul mio come si chiama? SUV. E dirò che ti devo consegnare degli strumenti così faremo così una bella cena. Ti ma poi bene. La facciamo Gigi, non ti preoccupare. Ti voglio bene poi Gigi. Ci ritroviamo tutti quanti. Vai Claudia. Allora, Graziano Piccinelli con Tropical Cumbia, Giorgio Villani con la Polca, Festa Romagnola e poi c'è la pubblicità e i cigini. Brava. Offertissima, Fisarmonicando 2020. Amici, 5 CD più 1 in omaggio a soli 50 euro, spese di spedizione comprese. I migliori fisarmonicisti italiani li trovi solo a Fisarmonicando. Chiama subito 0385 40501 oppure 348 354 1865. Ricorda, offertissima Fisarmonicando 2020.
Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata By Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso By Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. SA Project. Edizioni musicali. Produzioni discografiche. Videoclip. Distribuzione digitale. Duplicazione CD, DVD, chiavetto USB e vinili. Per info e preventivi, info@saproject.net oppure 348 3541 865. SA Project. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni. Fisarmonicando. Rientrate a Fisarmonicando, decima puntata della stagione. Ci stiamo avvicinando al Natale. Poi avremo la puntata natalizia che verrà poi a Santo Stefano. Comunque noi il sabato prima faremo gli auguri. Magari ci vestiamo. Ma sì, dai. Hai qualcosina di carino? Ho i cappellini. I cappellini. Te ne porto uno anche a te. Se me lo dici così va bene. Portami. Devi ricordarmelo perché sono un po' vecchietta e la memoria sta andando. Va bene, portami il cappellino. Il cappellino. O ci vestiamo addirittura da babbo e da babba. Devo mettermi lo siamo già, quindi. Devo mettermi il panzone. No. Chiamiamo Gigi. Oh no! Noi abbiamo un bel Babbo Natale di quelli. Non si può. Salutiamo lo staff. Salutiamo sì, lo staff. Giorgio, Marco e Michael, sempre qui a nostra. Sono sempre qua per noi. Ma Giorgio sta combinando di tutto, eh? Perché lo sta facendo? Perché la ditta By Marco sembra una centrale nucleare. Sì, ho visto di là, tutto, di tutto, c'è tutto. Tutti dei fili, tutti un po' tipo NASA. È vero. Ma riusciamo sicuramente, vabbè, sono dei cari amici, ci divertiamo. Ormai da tempo, da anni conviviamo, quindi stiamo insieme tutti tanto i giorni. Tempo, da, tanto tempo, quindi si è instaurato un rapporto innanzitutto di stima reciproca, questa è la cosa più importante. Io e Giorgio ne parliamo sempre di questo. È la cosa più importante, stimare le persone. È vero, sì. E speriamo di abbracciarci. Speriamo. Manca, questo manca molto. Guarda Giorgio, speriamo di abbracciarsi. Speriamo. Sì, dai. Neanche gli auguri di Natale ci possiamo. Ma no, ce li faremo, adesso voglio dire, dai, adesso non esageriamo, che poi davanti ai bar magari vediamo sì, 20 quelle persone cose, con le bottiglie di Pinot e vabbè. Andiamo avanti. Riccardo Ambrogini. Non facciamo polemica. No, dai, andiamo con la musica. Riccardo Ambrogini del 2004. Qui è la seconda puntata di Telecity a Castelletto d'Orba. Qui c'era ancora il grande Dino Crocco, quindi è proprio l'inizio di Fisarmonicando. Caspita. La Fisa del cuore. Poi ci sarà Claudia Pozzi con Una baciata, Ti voglio, e Totò Grimaldi, una a grande richiesta, un live, il Carnevale di Venezia. Io qui voglio salutare, scusa Claudia, prego, visto la Fisa del cuore, il grande Scrivani, che se ne dica, ciao Roby.
notte. Gioco sì, ma con passione.
Forse ho messo troppo a terra questa sera, non sbaglio. Ma no, è il video, perché dal vivo no. No, è il vino questo, è il bonardo. No, che sta uscendo? Ma tutti dicono, ma tu metti la terra? No, è tutto il vino che bevo e poi divento di qua. Poi diventi bello rosso. Divento come Enrico Traverso, che saluto, stavo passando ciao, un momento. Ciao Enrico. Enrico, particolare, ti voglio bene, dai, tieni duro, grande veterano della fisarmonica. La cosa triste è che tanti di questi fisarmonicisti cinquantenni che hanno fatto un po' la storia della fisarmonica, sì. Cito Manolo, Andreotti, Bagnasco, Losi, mamma mia che brutto, che brutto, non dico niente Marco, che brutto, cioè no, la no. Storia della fisarmonica purtroppo, ragazzi, è andata a finire così, ma speriamo insomma, che non finisca così, no, voglio dire, però noi vecchi che abbiamo vissuto proprio 15 giorni fa su YouTube, tu non l'avrai seguito, ho mandato le due interviste con Laura Piva, e con tutti i video in esclusiva del Grande Sandrino, quindi c'era Manolo, Enrico, Domingo, Don Costa. Bei tempi. Ed è stato qualcosa di emozionante. Ci credo. Giovani, vi do un suggerimento, i fenomeni che hanno 20-21 anni, magari seguite un po' questi video e credo che imparerete qualcosa da questi grandi. Sicuramente. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Lo sai che io dico quello che penso. No, ma è giusto, hai detto una cosa giusta. Guardate come si lavorava una volta, senza trucchi e senza inganni. Sì. Che emozione quando dico queste cose. Sì, sei un tenerone. No, perché è la verità, perché poi vedo certe cose che mi verrò di spaccare il computer.
Hai ragione, hai ragione. Torniamo ai vecchi tempi. Torniamo, date retta ai vecchi. Ai vecchi. Siamo vecchi, ci sarà sì, un motivo. Vabbè, no? Ci sarà un motivo. Dai, vai, vai, chiudiamo. Prima di andare con la musica posso salutare due carissime amiche. Allora voglio salutare Manuela da Brescia, un grande bacio, un bocca al lupo per tutto. Si è sposata, due bambini bellissimi. L'altra? E poi la mia amica Gabri di Voghera, Gabriella. Gabriella è sposata anche lei, con due figlie, quindi è un marito, che saluto, ciao Sergio. Se è sposata avrà marito, cioè. Se è sposata avrà marito. Certo. Vabbè, io ci ho provato, ma... Un grande bacione quanti a tutti e due. Quanti anni hanno? Sono carampane come te, più o meno? Una è meno carampana e l'altra è carampana come me. Allora vanno bene per me, io ho 50 anni, vanno bene. Vanno benissimo. Vai. Allora, Atos e Marina, a grande richiesta, Tango Bolero. Stefano Tubanti, con anche questa grande richiesta, Pietro Ritorna. E poi ci sarà Federico Cabras, un live, La Filanda.
offertissima. Fisarmonicando 2020. Amici, 5 CD più 1 in omaggio a soli 50 euro, spese di spedizione comprese. I migliori fisarmonicisti italiani li trovi solo a Fisarmonicando. Chiama subito 0385 40501 oppure 348 354 1865. Ricorda, offertissima Fisarmonicando 2020. Fisarmonicando. È andata anche la decima. È andata. Vabbè, oh, ci sarà anche l'undicesima, no? No? Ah, è puntata? Sì. È andata la decima, detto, no, ci sarà anche tanto siamo in fascia protetta. Ma sì, vabbè, ma ho visto che perdi tutto il pelo. Sì, perdo tanti capelli, mamma mia, aiuto. Ti lascio qua tutto il pelo, guarda. Vabbè, è la vecchiaia. Ma non puoi dire lascio qua tutto il pelo, Claudia. È il pelo dei capelli. Perdendo, cioè, i capelli, insomma. I capelli. Infatti ti ho detto sto perdendo i capelli. Ma i capelli bianchi? Sì. Sì, sì, ma c'ho la tinta io, eh. Ah, fai la tinta? Sì. Io non ne ho di capelli. No? Guarda. Beh, qualcuno ne ha, dai, però ne hai pochi, è vero? No, faccio, no. Fai la tinta anche tu? No, io no. No, giuro. Ma sto scherzando. No, ma non la farei mai. Sei fortunato allora. C'erebbe, sai, quei capelli argento? Brizzolati, che danno quel cinquantenne. Sì, aspetto, spiatto, ne ho già anche. Cioè, che mi arrivano, oh no, Giorgio, con un po' che aspetto, che fascino dove? No, sono già andato. Quel fascino degli attori con quei capelli brizzolati. Alla Clooney? Anche la Richard Gere. Vabbè, adesso è più anziano, però quando... Richard Gere, Clooney è la mia età. Sì? Più o meno, sì. Infatti non vedi la somiglianza. Sì, due gocce d'acqua. Concludiamo per cortesia. Ma io ho una villa sul lago, eh. È una villa? Sì, allora, sì, per quello che c'è la somiglianza, sì, perché avete due ville. Ma poi era, fondamentalmente era quella di Michael. Ah, ho capito che l'avete data. L'ha venduta a Clooney, sì. Perfetto, concludiamo. Bravo Michael, grande. Federico Bianchi. Ah, non era finita? No, ce n'è ancora una. Dimmi, io pensavo fossero i saluti. No, ti ho detto ce n'è ancora una. Vabbè. Federico Bianchi, live l'usignolo, poi ci sarà il grande Albano, grande richiesta nel sole.
perché, ma perché questa notte alle ore più lunghe che non passano mai, ma perché diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica la fisarmonica dei numero uno a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Sul web www.bymarco.it. è tutta un'altra musica. Adesso lo puoi dire. Cosa? È finita. Un'altra puntata se n'è andata insieme a Claudione Pozzi. Ritornerà la prossima settimana, anche perché abbiamo, lo dico, difficoltà ora a... Speriamo che questa settimana si sblocchi un po' tutto. Che ci tolgono queste autocertificazioni, che è a casa alle 22 con... E voi adesso tornando a casa avete bisogno dell'autocertificazione. Sì, sì, tutto quanto. Emittente Telesiti, bla bla. Abbiamo tutto, siamo in regola. Siamo in regola. Saluto tu, dai, saluto tu. Un salutone a tutto lo staff, Giorgio, Marco, Michael. Un salutone a te, Marco, è sempre un piacere. E un grande bacio e un grandissimo abbraccio a tutti i telespettatori. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
Fisarmonicando. Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina in cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina in cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Mi prepara anche la cena, aia! E poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina in cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina in cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena non ci amiamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor.